Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog. È un secolo che non vloggavo, non mi ricordo neanche l'ultimo vlog che ho fatto, quando sia stato, inizio settembre. Comunque oggi è mercoledì 19 settembre. Io sto registrando questo video perché ieri sera ne parlavo con voi in una live su Instagram e mi è venuto in mente che poteva essere una giornata giusta per vloggare, perché ho un sacco di cose da raccontarvi, di cui parlarvi e soprattutto niente, era una bella giornata, nel senso che non ho tantissime cose da fare, ma due o tre sì, e quindi era una giornata giusta secondo me. Quindi comincio questo video. Sono le 9 e prestissimo, 9:42. E perché io mi sono svegliata alle 9:30, devo uscire, andare a fare colazione con la Julie, devo andare in centro per le 10:30, quindi ci sta, anzi sono anche un po' di corsa, nel senso che devo vestirmi, eccetera. Non so ancora come vestirmi, ma va bene, e basta. Al ritorno poi direi che mi fermerò a fare un pochino di spesa perché non c'è veramente nulla in casa, una cosa, boh, così, non c'è nulla. E niente, quindi in questo momento andrò a vestirmi un attimo, mi trucco, mentre mi trucco però facciamo due chiacchiere perché devo anche farvi vedere una cosa. E poi basta, poi dopo vediamo. Allora, eccoci qua. E niente, volevo fare ulteriori due chiacchiere insieme in questi 3 secondi in cui praticamente mi truccherò. Sapete che il mio trucco è molto ed è intenso, no, scherzo. Comunque, nulla, volevo soltanto appunto continuare il discorso di prima dicendo che sì, non ho appunto fatto video vlog perché questo mese non mi sentivo particolarmente ispirata nel condividere le mie giornate, nel senso che non erano nulla di che, cioè sono uscita tanto perché sono sempre fuori praticamente da mattina, pomeriggio, sera, sempre. Ieri per la prima volta sono stata a casa una sera dopo 8 giorni di fila che uscivo tutte le sere, quindi in realtà, cioè mi sto divertendo per l'amor del cielo, però non mi sentivo particolarmente ispirata, non lo so, è un periodo un po'. Quindi non volevo rendermi partecipe anche a voi di questa cosa. Non lo so perché, però non mi andava. E basta, mi è arrivato un bellissimo prodottino dalla MAC, sempre tramite Octoly, ovviamente non ve lo sto neanche a dire, ma tanto qui sotto nell'info trovate, nella descrizione insomma, trovate i link che vi servono e vedete che l'ho preso tramite Octoly. In pratica mi è stato offerto da MAC Cosmetics questo mascara. Si vede che hanno visto i miei video e hanno detto: ma questa ragazza usa solo il mascara, mandiamola un mascara. No, a parte gli scherzi, ho scelto questo mascara che si chiama, sulla confezione c'è scritto Zoom Lash e in realtà si chiama Up for Everything Lash. Non so, questo qui in negozio io non l'avevo mai visto, però vi posso anche dire quanto costa in negozio perché ho l'app che di solito mi dice il prezzo esatto, 24,50 euro, ma pensavo anche di più. Per essere di MAC pensavo tipo sui 35. Questo mascara è waterproof, quindi oggi lo proverò soltanto per voi, ma è waterproof, è incurvante, quindi è stato pensato per le ciglia quelle corte e che vanno verso il basso. Non esattamente le mie ciglia perché sono super lunghe e vanno super verso l'alto, però appunto lo proverò lo stesso con voi. Chiaramente poi per struccare loro consigliano dei prodotti a base oleosa, adesso io vedrò stasera come toglierlo,
Però insomma, in qualche modo lo riuscirò a togliere. Però lo volevo provare con voi, ovviamente, per vedere che effetto fa. Lo scovolino. Guardate. Non è male. Proviamo. Wow. La mia espressione è wow. Nel video magari vi avrò fatto, no, non dico un prima e dopo, però vi ho messo il velocizzatore mentre me lo metto. Cioè, ragazze, non so se rende. Non so come farvelo vedere, sinceramente. Però è veramente bello. Assomiglia molto, molto, molto a questo mascara che è praticamente il mio preferito, lo sapete. Ormai è finito, infatti sono tristissima. Questo qui della Maybelline. Esatto. Il Big Shot. Assomiglia un sacco come effetto, però devo ammettere che è più forte questo qui di MAC come, appunto, come effetto. Wow! Quindi niente, vi ringrazio tantissimo la MAC Cosmetics per avermi offerto e inviato questo prodotto. Mi è piaciuto tanto, quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link se vi interessa acquistarlo. E questo è l'effetto. Quindi metterò questa bellissima felpina di Primark, super calda e pesante. E mi metto le scarpe. E andiamo. Buongiorno. No, ma continua pure a mangiare. Grazie. C'è un morsetto. Come stai? Bene. Bene. Un po' stanca. Un po' stanca. Cosa hai fatto questo weekend, Giulia? Sono stata al mare ad abbronzarmi. Infatti guarda che un po' sto... qua sotto, guarda che sì. si vede di più la macchiolina stanca, quindi vuol dire che sono abbronzata. Bene. Qua c'è sempre... Abbiamo ospite d'eccezione, la come al nostra guardia solito, del corpo. sempre. Bene. Più protetta di così. Donna di casa, dopo essere stata con la Giulia. Spesona, maxi spesa, cioè guardate quanto è pesante. Super spesa healthy, nel senso che ho preso, vabbè, solite cose tipo pane, eccetera, latte, eh? Però ho preso un sacco di verdure perché oggi a pranzo vorrei farmi le zucchine con la carne e l'insalata. Hello, siamo tornati. Allora, sto cucinando. Quindi ne approfitto per parlarvi un po', adesso appena l'olio smetterà di friggere. Sono stata a fare la spesa e non fate conto questa cosa, ma sto pelando le zucchine con questa, con questo oggetto magico. Oggi non so perché ho voglia di cucinare, è una cosa strana. Devo abituarmi perché quest'anno, come ben saprete, avrò lezione il pomeriggio. Quindi in pratica dovrò farmi da mangiare tutti i giorni da sola, praticamente, e soprattutto presto, perché avrò lezione dall'una alle 7 tutti i giorni, quindi devo mangiare, fate conto, a mezzogiorno. E niente, quindi oggi appunto mi sono presa queste zucchine, fare le zucchine trifolate, adesso vi spiego la ricetta, ma è semplicissima, e con un pezzettino di carne accompagnato perché... Purtroppo fa sempre bene, anche se a me non piace, ma vabbè. E le zucchine trifolate sono facilissime da fare. In pratica dovete, una volta che avete la zucchina, tagliate testa e coda, come dico io, e poi o a rondelle con il coltello, con questi aggeggi, vedete che fate così ed esce la rotellina. Ve le fate tutte a spicchietti, insomma. Poi le mettete in padella con un po' di olio, che chiaramente avrete fatto un po' scaldare. Basta, poi dopo le lasciate praticamente soffriggere fino a boh, 10, 15, 20 minuti, insomma. Le vedete, dopo vi faccio vedere perché non saranno più bianche come la zucchina è, ma saranno diventate tipo verdastre, scure, marroncine, insomma, si vede che si sono scaldate. Quando le avete pelate,
Poi chiaramente sotto c'è l'olio, qui sotto c'è un po' di olio, quindi le girate un attimino, un po' così alla buona. Ok, queste qui contate che sono veramente tante, cioè riuscite, vi prendete un bel coperchio, perché più stanno chiuse più cuociono, poi magari alziamo un po' la fiamma. Divido il mio pranzo, era da tipo mesi che non vi dicevo oggi pranzo con queste cose. Bellissimo. Ecco, questa è la carne. Sono queste fettine qua. Quindi penso che me ne farò una barra due. Le altre le rimetto in frigo. Così stasera se le mangiano i miei. E poi basta. Questo direi che per oggi è tutto come pranzo. E adesso mi apparecchio la tavola. È l'una e 40? No, è l'una e 20, scherzavo. Cosa dico? È l'una e 20 e basta, ho appunto fatto la spesetta, l'ho anche già messa via. Mi sono presa questi per fare colazione, perché adesso non mangio più latte e biscotti, non mi va più. Quindi mi bevo ogni tanto un caffè latte, però soprattutto mangio un prune cake di quelli al limone, tipo mi sembra, non lo so. Ho voluto provare questi. Non so come sono, fatemi sapere. Sono merendine con i cereali, cacao magro e malto. Non ho idea di come siano. Domattina li proviamo. Mi sanno molto di quei cibi salutari. Tipo, cioè salutari no, perché sono comunque merendine. Però, non lo so. Qua vicino a me, perché ormai è diventata una abitudine, ogni giorno che mangio da sola, perché ovviamente ora i miei sono al lavoro, io sono ancora a casa a far nulla, che bello, a cazzeggiare, è abitudine che mi porto di là il mio PC e mi guardo qualche video su YouTube, qualcosa. Quindi eccolo qui. Tra l'altro ho una domanda: c'è qualcuno che sa come rimuovere la cover dell'iMac, cioè del MacBook, perché io non riesco più a toglierla? Cioè proprio non ce la faccio, forse perché ho le unghie lunghe, non lo so, ma ho paura di romperla. Cioè se volessi la potrei togliere, ma la spaccherei, perché a forza di tirare si spacca poi. Quindi boh, c'è qualcuno che mi aiuta? Ecco come sono venute. Mi sto cuocendo anche la carne e intanto sto guardando un video di Ila Makeup. Adesso ve lo faccio vedere. È un vlog. E non sto sentendo nulla, non capisco perché il volume sia così basso. Boh, ok. Mi guardo il suo vlog, mangio e buon appetito! Ok ragazzi, sono viva. Oggi pomeriggio è successo che praticamente ho dovuto girare dei video. Non fate caso, ma devo mettermi i jeans. Ho dovuto girare dei video, quindi non ci sono, cioè non vi ho più aggiornati perché appunto sono stata impegnata nelle riprese eccetera. Adesso sono le 9 e abbiamo appena finito di cenare e mi sto vestendo, ovviamente. mi sono già messa le lentine, così ho rimosso e tolto gli occhiali. Mi sono messa in realtà una cosa molto tranquilla, cioè mi sono messa un jeans, questo qua. Non so ancora cosa mettermi, cioè se tenere questo, ma sinceramente credo proprio di sì. E per quanto riguarda la face, penso che mi darò soltanto un goccino di questo solito mio ombretto sbrilluccicoso di cui vi parlavo oggi, perché poi rimango così. Cioè ormai stamattina ho provato questo mascara appunto di cui parlavo, super waterproof, e quindi lo voglio tenere, anche perché toglierlo ora sarebbe un grande problema. Da lavare le mie Superga, le mie, scusate, Adidas Superstar, quindi sono un po' disperata perché sono le mie scarpe preferite in realtà. Però approfittando del fatto che è sera, insomma, e che comunque è un compleanno, è una cosa anche abbastanza, cioè tranquilla, però si può anche essere un po' eleganti, mi sa che mi metterò gli stivaletti, quelli neri, anche perché tanto è sera, nessuno saprà che sono scarpe invernali in realtà. E basta, questo è quanto. In realtà volevo portarmi la mia macchinetta fotografica, questa, perché venivano carine delle riprese, insomma, del compleanno eccetera, però
Mi fa troppa paura portarmela, perché comunque queste serate finiscono sempre, diciamo, con molta allegria. Ci siamo capiti a causa dell'alcolico, degli alcolici. Quindi avrei davvero il terrore che magari in un attimo di distrazione me la possono magari rubare, non lo so. Quindi ho un po' l'ansietta, devo esservi sincere. Perciò niente, penso che la lascerò a casa e che se viene, cioè se c'è delle parti carine, magari le registro col telefono, tanto non succede nulla se per una volta abbasso un po' la qualità. Mi metto il mio bellissimo Daniel Wellington, sono le 9:05 quasi, tra un quarto d'ora ho il bus, ma va tutto bene. Come mio solito sono in ritardo, ma ragazzi ormai... Cioè, che ve lo dico a fa, nel senso, lo sapete benissimo che sono sempre in ritardo. Quindi nulla, in realtà questa era la giornata di oggi. Mi è dispiaciuto che oggi pomeriggio non sono riuscita a condividere tantissimo, ma il problema è stato appunto quello, cioè che avevo un sacco di video da girare, delle cose da fare. Per una sera mi sa che userò e mi metterò questa, che è una tinta di NYX. Volevo mettermi in realtà, dov'è? Diva, questo qui che è un matte di MAC, è troppo bello, adesso non so, ma lo conoscerete sicuro, è troppo bello, ve lo giuro. L'unica pecca è che appunto io non sono una grande makeup artist, quindi sono sicura che appena arrivo in centro tipo mi si sbrodola tutto, appena bevo qualcosa mi si distrugge. Invece la tinta di NYX devo ammettere che dura un po' molto di più. E quindi niente, mi metterò questa tinta appunto nei piedi, mi metto gli stivaletti, anzi ora mi prendo subito i miei amatissimi calzettini. Sì, lo so, non sono molto truccata, avevo detto che oggi mi sarei spizzarrita, avrei messo qualche smokey eye, qualcosa di carino, ma in realtà poi non ho fatto niente di che. Quello che sto usando è la più serie, mi piace tantissimo perché posso fare una cosa che adesso vi farò vedere appena sono vestita, oppure vabbè, non importa. Comunque, in pratica, essendo il maglioncino lungo, cioè che arriva tipo qua, io lo incastro di solito sotto al top, in modo che mi lasci un po' qua scoperto, così posso respirare senza morire, e allo stesso tempo mi tiene caldo però qua addosso, quindi mi piace un sacco. Questa sarà la borsa. Niente ragazzi, vi ho detto tutto, poi c'è i miei bellissimi piedi con i calzetti. Basta, questa è la mia postazione. Ora mi accendo un po' di musica, anche se fra 10 minuti esco di casa, ma ok, tutto va bene. Basta, questa è la fine del vlog. Spero che sia venuto abbastanza lungo, ma credo proprio di sì. Vi mando un mega bacino e ci vediamo al prossimo.